Eccoci qua, vediamo, fatemi verificare tutto, che qua una volta parte, due volte no. Poi ormai, ve l'ho detto, il mercato aveva apprezzato già il mio ritardo, ormai è una cosa, è priced in, come si suol dire. Ci siamo comunque, ho verificato. Bene, amici criptoinvestitori, buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi ve l'ho detto, topic Star Atlas. Perché topic Star Atlas? Perché l'ultima volta avevo fatto un video dove ho parlato degli NFT che secondo me sono, insomma, quei pochi NFT, diciamo, che potrebbero essere visti come item di valore e non solo speculazione e i classici, no, andamenti che gli NFT hanno avuto in questo periodo. E tra questi ho menzionato le ship, le navicelle di Star Atlas. E da lì mi avete iniziato a chiedere in mille: oh, Star Atlas, come funziona? Voglio saperne di più, fai un video dedicato e così via. E allora ho deciso di chiamare oggi delle persone più esperte di me su Star Atlas, perché io sì, me lo sto studiando, infatti voglio approfittare anche di questo appuntamento proprio per la stessa ragione. Mettermi io nei panni, diciamo, della community, nei panni di uno che vuole approfondire Star Atlas, capire come funziona e fare proprio le domande che vengono naturali, vengono spontanee, per avvicinarsi a per la prima volta al game, capire di che cosa si tratta, perché è veramente un qualcosa di immenso. Ho provato a leggere il white paper, ma è un qualcosa veramente in cui ci si perde, e cercare appunto di capire quello che è il presente e il futuro di questo game, che è tra i più attesi, tra quelli classificati appunto AAA. Vi ho portato la Gilda italiana, che poi ci racconterà cosa vuol dire essere una gilda, tra l'altro, perché una delle cose interessanti di Star Atlas è proprio la parte, mi viene da chiamarla sociale, politica, economica, che ha al suo interno, che prevede proprio la formazione di gilde tra varie cose. La gilda è un concetto che è molto comune nel gaming, perché di fatto ci sono i team in molti game online, quelli multiplayer, ma in questo caso, diciamo, si porta il concetto di gilda ad uno step successivo, perché c'è effettiva cooperazione. È una sorta di società, una DAO a tutti gli effetti, no? Nel vero senso della parola. E quindi abbiamo come ospiti alcuni, non so se siete tutti, non so in quanti siete, poi ci racconterete, della Gilda Star Atlas Italia, e abbiamo anche uno sviluppatore che invece lavora proprio in Star Atlas. Quindi chi meglio di lui conosce quello che è il game in questione? Ragazzi, io direi che potete presentarvi a turno, così da raccontare, insomma, chi siete e che cosa fate, e poi partiamo con le domande. Io ho raccolto qualche domanda dalla community, ve l'ho detto, partiamo con le domande proprio di base su Star Atlas, e poi, amici che ci state seguendo online, mi raccomando, approfittate del fatto che siamo live per bombardare i ragazzi di domande e chiedere quello che avreste sempre voluto sapere. Vietato chiedere when to the moon il token, perché oggi parliamo del game, non parliamo di grafici, non parliamo di token, cioè parliamo di token nel senso cosa sono, a cosa servono, ma non ci mettiamo a tirare fuori la nostra amata sfera di cristallo, che il martedì è il suo giorno di riposo, la tiriamo fuori domani. Ragazzi, presentatevi pure a turno, iniziamo da, io vedo, vado nel mio ordine, Riccardo, che è vicino a me sulla destra, presentati, tu sei il dev, giusto? Partiamo subito dal pezzo grosso. Sì, giusto. Allora, intanto che dire, grazie per averci invitati, questa è un'opportunità per noi, diciamo, fantastica. Diciamo, lavoro in Star Atlas ormai da quasi un annetto, ero un appassionato, seguivo il progetto e adesso che sono riuscito, diciamo, a far parte, sono ancora più preso di prima, vi posso dire solo questo al momento. Sarei curiosissimo, tra l'altro, di farti un sacco di domande anche off topic da Star Atlas, del tipo cosa vuol dire lavorare per un'azienda Web3, per un'azienda come Star Atlas, ma magari di quello ne parliamo in un altro momento. Poi Perfetto, abbiamo perfetto. Emberist, invece qua siamo nella Gilda Star Atlas Italia, direi. Sì, ciao a tutti. Beh, innanzitutto grazie anche perché per noi è un'occasione importantissima. E io faccio parte della Gilda di Star Atlas Italia, quindi sono diciamo, leader degli sviluppatori e sono anche io uno sviluppatore, ovviamente. E, che dire,
Nell'ultimo anno abbiamo atteso ovviamente con ansia ciò che starà Atlas a per noi e abbiamo sviluppato la nostra app Web3 sì, dove attualmente sì, gli utenti possono diciamo usufruire di alcuni servizi che Star Atlas vuole appunto offrire anche alle guild. Interessante. Bene, Sì. poi approfondiremo bene queste dinamiche delle gilde tra poco, perché poi è una parte integrante anche dell'economia di Star Atlas. Poi abbiamo Quick Beat, vado un po' veloce perché visto che siamo in sei, oggi siamo una bella crew, insomma, cerchiamo poi di andare dritti al punto alle domande. Andiamo più veloci sul round di presentazione. Quick Ciao, Beat. sì, buonasera a tutti. Dunque, noi rappresentiamo la community italiana di Star Atlas che si è raccolta e aggregata intorno al canale Telegram all'inizio, perché Star Atlas è un progetto talmente complicato e grande, per cui comunque abbiamo cominciato da subito a raccogliere informazioni, a distribuirci incarichi, perché è veramente un progetto massivo. E quindi pian piano ci siamo articolati, organizzati e ci siamo resi conto che comunque Star Atlas stesso si prevede non solo il coinvolgimento della community, ma proprio anche la partecipazione attiva, tant'è che sono anche molto, molto, diciamo, interattivi. Praticamente ci sentiamo, si sentono ogni giorno con le community sparse nel mondo per confronti o idee. Quindi sì, era abbastanza naturale che anche la community italiana si cominciasse a organizzare e nel tempo con gli altri membri del team che sono qui presenti, Jay e Martin, abbiamo cercato di organizzare una gilda, proprio come dicevi tu prima, no? Che sono abbastanza cose consuetudini nel giochi ormai tra clan e gilde, organizzarsi per ottimizzare il multiplayer, ma in Star Atlas è ancora più importante perché appunto grazie alla blockchain si possono costruire effettivamente delle cose molto interessanti nel metaverso. Assolutamente. Benissimo, approfondiremo tra poco. Rapidamente, Jay e Martins, voi siete anche voi Buonasera. membri di Star Atlas Italia, se volete dire proprio in due parole Ma rapidissime cosa guarda, fate, così poi andiamo dritti al sodo. penso che Quick abbia già detto abbastanza, non c'è nulla da aggiungere. Io e Tata, diciamo, siamo partiti dagli albori, abbiamo dato noi vita alla gilda italiana, sai, e poi dopo si è aggiunto Quick e tutto il resto del team. Ottimo. E niente, siamo qua pronti a entrare in questo mondo. Bene, allora ragazzi, io parto proprio con la Siamo. domanda più base di tutti che mi hanno fatto. Cosa vuol dire giocare a Star Atlas? Cioè, supponiamo che io arrivo, parto da zero e incappo in questo game e vedo, cioè, tutti questi trailer, no, che sono pazzeschi, con la grafica dell'Unreal 5, con le navicelle che combattono tutte le varie razze aliene, la possibilità di conquistare, costruire basi. Di fatto adesso cos'è che si può fare al di là dell'acquistare la navicella o comunque, cioè, del metterla in staking o di acquistare e vendere i due token? Che, cioè, qual è il primo approccio al game che un utente può avere in questo momento? Non so chi di voi vuole rispondere, magari non lo so, vedete, il primo che prende Non parola so, parto parte. io. Vai. Vai, Jay. Vai, Jay. Attualmente a livello di gioco non c'è disponibilità ancora del gioco, ma sono sempre in continuo aggiornamento e in continua evoluzione, cosa che io do molta importanza, soprattutto in questi periodi di bear market, no? I progetti più importanti si vedono in questo momento. E attualmente è uscito lo showroom, che è molto importante, diciamo è stato un grandissimo primo step per lo stesso Star Atlas, dove ovvio bisogna avere un PC già un po' più elevato Ho come visto che i prestazioni. requisiti hardware sono Sì. abbastanza importanti. E si può comunque entrare e iniziare a visualizzare le proprie navicelle, la mappa, e comunque diciamo una mini parte dell'inizio del gioco. Certo. E di fatto cioè, con le navicelle, che cosa, cioè,
hanno un ruolo chiave, no? Mi sembra di aver capito, perché è possibile poi mandarle in missione e tramite queste missioni si va di fatto ad ottenere una rendita. Ma l'economia, ecco, un'altra domanda che mi sono sempre fatto anch'io. L'economia che sta dietro a tutto questo giro, nel senso l'acquistare la navicella, il mandarla in missione, il rifornirla tra l'altro di carburante, munizioni e tutte quelle risorse, in cambio poi di una rendita in token Atlas, di fatto cioè, dov'è lo scopo di tutto al di là della rendita fine a se stessa? Ovviamente attendere nel tempo quando il gioco sarà sviluppato, cioè intendo dire, se tu prendi la fotografia, no? Cioè, essendo proprio schietto schietto, se tu prendi la fotografia della situazione attuale senza nient'altro, c'è una componente di Ponzinomics, nel senso tu compri la navicella, la metti in staking, hai la rendita e è una cosa un po' fine a se stessa. Ovviamente non deve essere così, deve esserci della generazione del valore e della domanda poi per tutti gli item di gioco, quindi un quadro più ampio. Attendere, quale sarà questo quadro? Quindi lo scopo del discorso navicelle e tutto ciò che diciamo le circonda. Ma se posso provare a rispondere io ora, è un po' complessa come risposta, però genericamente diciamo che la teoria del gioco di Star Atlas si basa sul classico schema carta, sasso, forbice. Il gioco stesso e il metaverso sarà diviso in zone e fazioni e a seconda poi di dove si andrà a minare risorse o a recuperare artefatti in giro per la galassia, ecco, si potranno ottenere degli items più o meno rari in quel settore o in altri settori. E quindi da questa necessità di scambio e interazione tra i giocatori ne si scatena ovviamente un sistema di domanda e di offerta che poi dà il via a tutta l'economia di gioco. È vero che il token principale di gioco è Atlas, poi c'è il Polis che è il token di DAO, però ci sono anche le risorse, e ce ne saranno moltissime. Lo scopo dell'ottenere risorse è quello di poter poi avere materiali sia per sostenere l'esplorazione e l'espansione su pianeti e sistemi che poi dovranno essere conquistati e mantenuti, difesi, però anche per accaparrarsi le risorse. Il racconto di Star Atlas brevemente è ambientato in una narrativa che racconta di un mega cataclisma avvenuto al centro della galassia, per cui queste fazioni che prima erano in guerra tra di loro a un certo punto arrivano ad una sorta di tregua e scatta la corsa alle risorse e quindi anche al gioco politico di espansione e di influenza nelle zone più ricche di risorse, che poi che capito che coinvolge tutte le tre fazioni in campo. Dentro le fazioni ci saranno appunto le gilde e i vari gruppi che si potranno occupare di questa o quel loop economico che poi ricadrà, diciamo, nell'economia galattica. Quindi la nave adesso ha un senso per quanto riguarda Automata, quindi ovviamente è quella di raccogliere, no, la liquidità che gli permette di poter sviluppare il progetto. Però ecco, dal punto di vista adesso di chi si avvicina e si affaccia al gioco, ha la possibilità di giocare un po' col market delle navi e quindi implementare e migliorare la propria flotta e cominciare a creare quello che sarà i propri asset di gioco nel metaverso. Quindi in realtà è molto importante che comincino a pubblicare navi già adesso con certe caratteristiche specifiche e che ci si possa anche orientare e addrizzare il tiro man mano che i moduli di gioco, come diceva Jay, usciranno e poter quindi acquistare per il meglio le cose che poi serviranno. Ci sono navi da combattimento, ma anche navi trasporto, navi minerarie, quindi a seconda della grandezza della nave, del tipo di equipaggio, del tipo di community che poi si svilupperà intorno al gioco, si dovrà scegliere questa che la nave e nel tempo farmare Atlas nel frattempo. Caspita, mai aperto, mai aperto ad altre 100 domande che adesso ti voglio fare. Vai Jay, continua pure. No, volevo solo aggiungere un altro fattore importante, che il fatto che vengano rilasciati questi moduli diciamo a scaletta, no? Step by step, questo aiuta anche a capirti meglio il funzionamento del gioco, perché a livello, cioè davvero, se vi leggeste il white paper, fidatevi che c'è dentro di ogni, e
arrivare a capire comunque tutto il meccanismo del gioco non è così semplice, cioè ci vuole comunque tempo e c'è da dedicarci del tempo soprattutto. Certo. E quindi questo rilasciare dei moduli lentamente aiuta anche all'utente stesso, che magari è un po' inesperto, no? E a facilitare. A familiarizzare un po' alla volta. Esatto, esatto. Assolutamente sì. La prima svolta c'è stata con la pubblicazione dello showroom proprio nell'Epic Store, che quindi è stato anche un passo verso sia la mass adoption, che è un certo tipo evidentemente anche di clientela più rivolta quindi ai videogiochi, meno ostica a quella che è la tecnologia del web 3.0. Lo showroom ha un wallet embedded nel gioco, quindi già questo è abbastanza fuori dagli schemi, no? Come concetto. È molto interessante anche come caso di studio Star Atlas, perché effettivamente è una matriosca concettuale ed è ricca di spunti. E soprattutto è open source, quindi è quella la cosa. Diciamo che è anche un bel cavallo di Troia per portare il Web3, le cripto, di fatto in mano a tanti utenti, perché mi immagino uno che arriva sull'Epic Store perché ne ha sentito parlare, dice, sa, proviamolo, se lo scarica, e magari ha quell'interazione proprio diretta col gioco senza neanche accorgersi, no, che di fatto tu hai... Sì, un primo contatto. Esatto. Qualcuno fa una domanda per capire a grandi linee, no? Per fare un parallelo con giochi esistenti. Io, ascoltando la tua descrizione, QuickBit, mi viene da pensare a quei giochi strategici del tipo Age of Empires, del tipo... Non so se ne esistono a tema fantascientifico, però mi viene in mente dove costruisci, vai a cercare a farmare risorse per costruire, per creare un esercito e così via. È corretto come parallelo o è troppo banalizzante? Direi, per essere un po' tranchant, anche se non è così, diciamo che il gameplay potrebbe essere, nei vari moduli che verranno pubblicati, qualcosa di molto simile a OGame, che è un massive multiplayer browser game, quindi una sorta di punta e clicca strategico, perché Star Atlas non è solo uscito in Unreal Engine 5, ma ha appena pubblicato anche un altro modulo, che è il browser game, una sorta di garage, in cui si possono apprezzare i modelli delle navi, però non in Unreal Engine, ma in modelli 3D, OpenGL, se non sbaglio, Riccardo, poi, giusto? Sì, utilizzo OpenGL, diciamo che è un settore dove non sviluppo, quindi diciamo sì, comunque utilizza sotto WebGL, sì. Ok, quindi ci sono proprio diversi tipi di gameplay che ci sarà. Probabilmente ci sarà un gameplay che forse non sarà nemmeno troppo sulla piattaforma, ma molto più sui server Discord, perché è anche un gioco squisitamente politico, diplomatico. Già adesso ci sono delle riunioni tra le community internazionali. Star Atlas ha recentemente promosso anche una mega conferenza di un giorno intero di live, di stream, in cui hanno selezionato un numero abbastanza ristretto di community e di gilde che avevano presentato dei progetti. Noi eravamo tra queste, con il nostro progetto di interpretazione del metaverso Star Atlas, e hanno permesso di, diciamo, confrontarsi, diffondere queste progettualità. Quindi veramente a certe volte... non sembra un gioco, ma sembra veramente qualcosa di più, qualcosa che vuole essere anche una piattaforma aggregativa, un sandbox, scusate l'assonanza, ma è così che si chiamano, no? Nel senso, un'area dove si può in qualche modo anche sperimentare alcuni servizi anche di governance che potrebbero essere usati anche in real life nel futuro. Stiamo affrontando dei problemi un po' per la prima volta, che molti avranno, soprattutto nell'organizzazione delle risorse umane. Nella nostra community ci sono veramente tantissime individualità con conoscenze e potenzialità anche, insomma, professionali, che comunque stanno dando il loro contributo anche, ovviamente, per il momento molto amatoriale, per passione, perché Star Atlas veramente riesce ad accendere gli interessi di molti tipi di campi.
Io credo che questo risvolto, cioè personalmente proprio, trovo questo risvolto di, non so come definirlo, di governance, di società parallela, molto interessante nell'intero mondo Web3, cioè una delle cose secondo me più forti del Web3 stesso, perché di fatto per molti diventa un lavoro, cioè sembra una cosa che fa ridere, no? Dire ma che no. Lavoro è, però di fatto lo è, ma anche sia come impegno che ovviamente come remunerazione. Non si parla ovviamente del fare tre click su Axie Infinity e farmare token finché dura, si parla di costruire valore comunque a tutti gli effetti. E finisco la frase, così vi faccio anche un'altra domanda legata appunto a questo. Mi viene da pensare, ma se uno è un casual gamer, cioè non ha voglia di passarci la giornata, per dire, di partecipare a tutte queste riunioni della governance, della DAO, tutta la parte politica, uno vuole giocare, hai la tua oretta libera, al posto che accenderti la play e giocare a Elden Ring, vuoi giocare a Star Atlas. È possibile oppure richiede comunque un commitment, una dedizione totale? Ma secondo me è molto relativo appunto alla volontà e alle intenzioni di gioco. Secondo me il casual player ha tranquillamente la possibilità di farlo. È più comodo avere una gilda di riferimento, perché comunque è forse più divertente giocare insieme e quindi a condividere in qualche modo e socializzare in game. Però sì, ma ci sono alcune navi che sono già in qualche modo pensate per accogliere eventi, quindi non è detto che su Star Atlas si vada soltanto per minare un asteroide. È molto probabile, come spesso si fa riferimento, che comunque il metaverso possa diventare un luogo di aggregazione e anche di creazione di contenuti o pubblicazione di contenuti, quindi magari che so, concerti o influencer che possono intervenire creando dei contenuti, quindi le professioni diventano, forse si declinano meglio, no? Quelle nuove professioni che si immaginano. Quindi già il fatto che, ripeto, sia un progetto nativo in blockchain, e questo è un caso abbastanza unico, perché anche questa cosa qua, uno step, una sottolineatura, il play to earn, ok, metaverso, ok, però dei sistemi, delle teorie di gioco, ok, native in blockchain, per il momento non ne ho sentite altre impostate in questo modo, che ti rilasciano un kit di sviluppo, capito? Poi lascerei anche la parola a loro, perché dal punto di vista anche di chi costruisce Star Atlas è forse anche più importante e dirompente di chi ci vorrà giocare, perché permette veramente di fare delle cose prima impensate. Ma infatti adesso volevo proprio sentire Riccardo, prima saluto gli amici di Hard Rock Crypto, che ho visto siete stati anche da loro, infatti mi ero guardato una parte anche delle vostre live, grandi ragazzi, ci vediamo presto anche con loro, tanto ormai vedo più loro che la mia famiglia tra un po'. Riccardo, ti volevo, la domanda, mostraci la tua flotta, in realtà io non ho ancora una flotta proprio perché sto approfondendo, cioè ci voglio proprio sbattere la testa prima di capire insomma se vale la pena, se non vale. Poi io sono un tipo molto scettico, no? Quindi sono, contrariamente a ciò che sembra, sono proprio per il contenimento massimo del rischio, ma ci stiamo lavorando, vediamo se oggi riuscite a convincermi. Ti volevo chiedere, Riccardo, tu che ci lavori dentro, sulla roadmap a che punto siamo, cioè nel senso cosa si sta facendo adesso all'interno, chiaramente nei limiti di ciò che puoi dire, perché immagino che avrete degli NDA belli stringenti ed è giusto così, perché altrimenti Chiaro. Ti volevo chiedere come siamo messi, cioè con le tempistiche, quali sono le prossime milestone, cosa è stato fatto finora, cosa state facendo adesso, insomma com'è il lavoro interno da dev, cioè da colui che proprio costruisce il mondo di gioco. Allora, intanto è importante dire che, diciamo, c'è una roadmap pubblica che viene aggiornata, diciamo, costantemente ed è sempre consultabile, diciamo, da tutti. E attualmente siamo in un punto dove, appunto, stiamo sviluppando i blocchi per poter costruire, diciamo, poi sempre di più. Infatti, come si parlava prima, lo showroom è un primo modulo che permette di poi andare a costruire sopra ed espandere. Il Foundation Kit di cui parlava prima Quickbit è una cosa importantissima, perché
Non solo permette di mettere alla prova l'integrazione nel client nativo di Unreal, quindi senza avere pop-up, interrompere l'esperienza dell'utente che deve magari aprire il web, approvare i trasferimenti dal web, è tutto integrato. E il Foundation Kit permette anche di espandere il gioco, far espandere il gioco anche a terze persone. Quindi chiunque ha voglia di mettersi alla prova e fare una propria versione client può prendere il kit e provare a sviluppare lì sopra. Sostanzialmente quello che fa è abbattere la prima barriera che uno sviluppatore potrebbe incontrare, ovvero quello di collegare l'applicazione con la blockchain. Però non è da poco, beh, poi è nel pieno, diciamo, nella piena ethos dell'open source alla fine. Esatto. E non solo, anche Web3, ovvero quello di costruire insieme. Che figata. Guarda, qualcuno sta facendo proprio una domanda per te, che tu sappia o per quello che si può dire. Tra i vari team di sviluppo, qualcuno sta già lavorando alle basi dell'esperienza completa in Unreal Engine 5, al di là di Showroom e Scrim, oppure... Non ancora. Assolutamente sì, una cosa che mi sorprende ogni volta che chiaramente abbiamo le riunioni è quello di vedere i progressi che vengono fatti dal punto di vista proprio di innovazione, perché chiaramente questo credo che sia riconosciuto da tutti che il gioco ha una sua complessità, quindi vedere che vengono portati avanti determinate funzionalità ad una tempistica così spedita per me è sempre una sorpresa. Ed è chiaro che molte di queste funzionalità non vengono subito fatte vedere. Quindi quello che viene mostrato è chiaramente una parte di quello che in realtà c'è in sviluppo. Posso immaginare, ma alla fine i prossimi moduli in arrivo quali saranno? Allora, non so, vorrei evitare di farmi scappare cose. Quindi ogni volta Ovviamente che arrivano queste per quello che si può domande. dire che è già pubblico. Allora, sicuramente ci sono previsti degli aggiornamenti che porteranno delle nuove funzionalità anche nello showroom stesso. Però non credo di poter dire i prossimi Chiaro. moduli a cosa faranno riferimento. Maledetto, ci stai mettendo hype. No, vabbè, comunque le prime parti visibili dovrebbero essere comunque quelle del browser game, anche se comunque sempre nelle parti più essenziali, perché sarà un rilascio progressivo di funzionalità. Quindi quello che è da dire è che sono molto abbottonati ora di Riccardo, che poi ovviamente ha anche le sue buone ragioni, però anche dal punto di vista della roadmap. Nel passato hanno dovuto cambiare direzione anche bruscamente, accorpando alcuni rilasci o completamente magari cambiando direzione per alcune caratteristiche da sviluppare nell'immediato. Quindi voglio dire, la pubblicazione è sempre progressiva e non si fermano mai. Lo dicono prima, però preferiscono sicuramente evitare. Quello è da apprezzare perché comunque spesso si può generare un'hype sbagliata, come è già successo, e poi questo alla fine danneggia ancora di più il progetto, perché può sembrare che possa perdere di credibilità, in realtà è molto complesso, quindi ci vuole tempo. Tra l'altro, adesso avevo condiviso lo schermo, poi me l'ha tolto, aspettate che lo ricondivido, il link alla roadmap pubblica che avevate mandato per chi vuole seguire di fatto l'andamento, aspetta che la ricondivido, Tac, per chi vuole seguire un po' l'andamento dello sviluppo stesso, perché è importante anche vedere quello, visto che se ne stava parlando. Tac, ecco, ce l'ho fatta. Dovrebbe essere visibile. E se vi interessa il link, poi magari lo lasciamo da qualche parte, lo lasciamo in descrizione, ma poi penso si possa trovare sul sito di Star Atlas, no? Questa. Sì, anche Sì, sul sui nostri Twitter. social, comunque, se serve. Sul Ottimo, Twitter lo si ottimo. può trovare. È interessante il progetto Rosgard, non so se l'avete visto. Questo? No, Discovery. non. Non è ben chiaro cosa sia, forse. Riccardo, se ci vuoi dare qualche. Lo stiamo mettendo sotto torchio, No, sto Riccardo sarà scherzando. licenziato Qua dopo no, stasera. qui è meglio che quello che già sapete, Va lo bene. comunicate voi. Veramente in questa zona ho paura a dire anche una sola parola. No, so Basta, che qua.
Cambiamo stavano, argomento. no, stavano lavorando anche a qualcosa relativo al metaverse username, cosa che comunque è rimasta un po' magari in secondo piano, però potrebbe essere più importante di quanto si crede, perché ha a che vedere anche con la portabilità dell'account, visto che data anche l'importanza di alcuni NFT che sono in questo progetto, ci sono delle navi comunque abbastanza importanti, è buono e opportuno utilizzare un ledger magari per collegarsi, certo. Quindi chi ha iniziato usando un wallet, un hot wallet, diciamo, tipo Phantom, così, visto che si parla di Solana come blockchain, adesso ha qualche difficoltà a spostarsi nel ledger, perché ci sono i badge di anzianità nelle sì. navi messe in stake, anche se in realtà pare che sia una, diciamo, un qualcosa di più estetico che diciamo di concreto, comunque sta già dando qualche vantaggio, perché per esempio chi ha il badge può scaricare la chiave, può ottenere la chiave per scaricare il gioco dell'Epic Store, e quindi insomma sono quei piccoli vantaggi che tentano di non perdere. Quindi... E guarda, torno al discorso navicelle, perché è una delle cose che mi incuriosisce di più. Io ho fatto un giro sul market l'ultima volta che appunto ho fatto il mio video, e ho visto che appunto anche lì, anche solo a guardare l'elenco delle navicelle, ci si perde, nel senso ce ne sono per tutte le tasche, che vanno da pochi dollari a centinaia di migliaia di dollari, ce ne sono di diversa categoria, di diversa rarità. E uno che vuole costruire la sua flotta, supponiamo, come si deve orientare? Cioè, in base a cosa vale la pena scegliere? Cioè, conviene avere, domanda stupida, 10 navicelle da 10 dollari oppure una da 100? Cioè, quale può essere la differenza e quale può essere la logica proprio con cui costruire una flotta? Bella domanda. Sicuramente... Wow. Se posso dire la mia, vai. Sicuramente da una, ecco, diciamo che la funzione della Gilda è proprio lì che arriva anche, no? In soccorso, in aiuto comunque dell'utente che si trova disperso nel nulla senza sapere cosa fare, cosa comprare o... Ecco, nella Gilda ci sono comunque vari canali dove si discute appunto di ciò che è meglio, di ciò che non è meglio, di navicelle, di come crearsi la flotta. Tra l'altro noi abbiamo tanti ragazzi che li vedo alla notte sul canale ogni tanto, che stanno a tradare le navicelle addirittura. Te l'ho detto che è un lavoro, te l'ho detto. Sì, che... sì, no, è un lavoro a tutti gli effetti. Ma quindi, ecco. Cioè, detto in parole povere, se uno volesse avere proprio... due, tre nozioni che fanno capire che differenza c'è tra una navicella e l'altra. Vabbè, si può dire... Scusa. Sì, l'unica cosa era il discorso delle etiche, che è diverso magari da altri NFT. Quello è un parametro che secondo me cambia, vero Embry? Sì, no, io volevo dire semplicemente che magari le navicelle, quelle che costano meno, sono quelle che però magari non possono andare nello spazio, no? Quindi sono più moto o automobili. Mentre... se vuoi una navicella spaziale, devi sborsare un po' più soldi. Sì, ci sono navicelle, ecco, da trasporto, come diceva Embarist, per andare da un pianeta all'altro, comunque hai bisogno, perché la benzina non basta, no? Come dicevamo, ci sono le risorse per ogni tipologia di navicella, c'è un determinato amount per munizioni, cibo, perché anche tutto questo fa parte del consumo dello stesso NFT. Certo. E lì hai bisogno comunque per andare, ad esempio, se tu prendi una navicella, prendiamo in una casa extra small, saprai benissimo che per andare da punto A a punto B avrai bisogno di una Gilda che sarà in possesso di una navicella magari che può già fare questo tipo di trasporto, ecco. Però si parla già di navicelle che, dove origination price si parla di 30.000 dollari in su. Insomma, sì, ce n'è per tutte le tasche. Poi si suddividono anche, ecco, molte navicelle, tutte quelle che vedrai, si suddividono in fazioni, perché hanno preferenza per fazione. In base, come sappiamo, ci sono tre fazioni, Star Atlas. In base alla scelta anche della fazione saprai anche adeguarti su quale navicella acquistare. Questo aiuta parecchio.
Perché di fatto la fazione, cioè la fazione che cosa va a determinare la fazione scelta? Intanto volevo andare anche ad aprire proprio il marketplace per far vedere anche a chi ci segue, no? Quello che stiamo dicendo. Cioè questo è il marketplace delle navicelle e se voi andate proprio a vederle ci sono varie categorie, cioè XX small, extra small, eccetera, eccetera, fino a commander, che sono le più grandi, e ci sono una serie di rarità, cioè non comuni, rara, leggendaria, comune, e ovviamente maggiore è la rarità, maggiore è il prezzo e il valore, maggiore è la dimensione, maggiore è il valore. E infatti io quello che mi chiedevo era proprio questo, perché se noi andiamo a prendere una Commander, per esempio, giusto per dare un'idea a chi ci segue anche di numeri, si parla, dunque, qui è in Atlas, in USDC, qui sono $40,000 circa. Sì, perché è in sconto, sì, però l'origine perché in sconto si parla di 100,000. Esatto, sì, ma mi ricordo che c'erano dei prezzi, ma anche ben superiori. Qua parliamo di 97,000, 107,000. E infatti io quando l'ho visto ho detto, cioè, ma... O fai come col vino, che quando non sai niente il più costoso è più buono, e dici quindi probabilmente la navicella che costa di più è più forte, è più utile, ma immagino ci sia una logica. Esatto. Sì, va anche su, ad esempio, i moduli che possiede la navicella stessa. Se noi adesso, se provi ad andare sulla Pierce F4 Medium, non so se la puoi Medium, aprire. Eccola qua. Questo è l'esempio perfetto. Ecco, io ad esempio ho acquistato questa navicella perché se noi andiamo nei dettagli dell'NFT stesso, ok, come si può vedere ci sono i dettagli, si vedono, ok? Sì, eccoli. E comunque detengono componenti... Sì, hai l'origination price intanto, che è un'informazione utile per tutti. Qua è l'unica schermata nel market dove vedi l'origination price della nave, quindi si parte da lì. Quindi è stato il prezzo di lancio, diciamo, questo. Sì, esatto. E ce ne sono 2221 di queste, da rarità rara. Esattamente. Sì. Poi, scorrendo sotto, vediamo che c'è i dettagli, la crew, i componenti e i vari moduli. Noi e da di questo, fatto tutti questi dettagli cosa comportano? Comportano anche ai componenti della navicella stessa. Cioè, ad esempio, io un fattore importante che do a questa navicella è che ha dei componenti che sono solitamente sulle navicelle large, mentre questa è una navicella medium. E questi componenti gli permettono di fare cose tipo il viaggio spaziale, il combattimento? Sì, ma ad esempio qua c'è un componente importante che ha delle armi, ad esempio missilistiche, più grosse rispetto alle normali classiche medium. Ok. Come si fa a capire quali armi sono più o meno forti, ad esempio, o più o meno utili? Come si può fare a capire quali armi sono più o meno forti o utili? Ma ogni navicella c'è nella sua descrizione in alto, possiamo leggere benissimo qual è lo scopo di questa navicella. Okay. Se scorriamo in alto, non so se lo vedi, ok, lì su in inglese, perfetto. E mi sembrano... E ogni navicella, comunque c'è la navicella di soccorso, c'è la navicella... diciamo di sicurezza, c'è la navicella che poi ognuna poi naviga anche in varie zone diverse, perché non so se lo sapete, ma Star Atlas è suddiviso anche in varie zone, pericolosa, meno pericolosa. Un bel casino. Ma la navicella quindi si può anche perdere in teoria, cioè può venire distrutta? Sì, allora potrebbe... sì, infatti vado io. Vai. Allora, inizialmente loro hanno detto che potrebbe essere distrutta e successivamente hanno implementato dicendo che ci sarà la possibilità di creare delle assicurazioni per mitigare questo rischio. Poi da quello per le navicelle. Esattamente. Sì. Poi da quello che ho capito... Cioè non è che, in poche parole, la navicella ha più di una vita. A me è passato questo. Sì, ci sono... Perché di fatto, cioè, io mi immagino, no, mi compro una navicella da $100,000, poi la mando in missione e me la distruggo, no? che non sono la persona più felice al mondo. Guarda, il fatto è questo, che certe dinamiche non sono chiare, ma non sono fra nero su bianco, perché stanno sviluppando le dinamiche di gioco, stanno sviluppando ora, che io sappia,
cosa recente, stanno cominciando a giocherellare con dei simulatori per vedere se funzionano, proprio per cercare di capire se le navi sono equilibrate durante i combattimenti. Ma una cosa è certa, tutto questo casotto si ruota intorno all'acquisizione di risorse, all'affiliazione delle aziende che producono queste astronavi, per poter arrivare al punto, diciamo, di sviluppo tecnologico della propria civiltà, no? Del proprio avatar, di poter, ad esempio, costruire altre navi. Quindi, ora, non è che cioè, la cosa è sicura, però è logica. Nel momento in cui mi stai dicendo che nel gioco ci sarà la possibilità di aumentare la supply di ste navi, e in qualche modo vedrai che ci sarà una meccanica per cui le navi si potrebbero anche perdere da un certo punto di vista, no? O comunque ci deve essere un meccanismo di compensazione dietro questo, che è sviluppato anche magari a seconda dello sviluppo degli giocatori entranti e dell'aumento dei giocatori stessi, per cui anche la richiesta delle navi deve essere proporzionale. Qui c'è anche il caso di rarità, per cui moltissime cose che i primi giocatori chiedono anche in chat è: ma perché questa nave che costa 2000 dollari è rara e l'altra, sempre magari una media, costa 2000 dollari, però è una epica oppure cambia comunque la rarità, eppure la supply è paragonabile? No, perché non vale solo il numero della supply della nave, ma anche i materiali con cui è costruita e i componenti che la compongono. Ad esempio, le navi delle fazioni ONI spesso incorporano tecnologia stealth, e questa tecnologia stealth si può costruire, riprodurre, ricercare attraverso dei materiali che si trovano solo nella zona ad alto rischio. Quindi non è più una questione solo di territorialità tra le tre fazioni. Ma oltre a quello c'è anche cioè altre tre zone di basso rischio, mezzo rischio e altissimo rischio. Là, solo là, si possono trovare certi materiali e probabilmente è là che rischi di perdere parte degli asset o comunque avere la nave talmente danneggiata per cui devi ricostruire tutti i componenti e la cosa ti costa molto se i componenti sono pure stealth, per cui per costruirli la gente deve andare nelle zone ad alto rischio. Quindi, Sì, che questo poi il discorso si aumenta la amplia ancora di profondità più. dell'economia. Esatto. Sì, c'è una skin in the game non indifferente che uno deve avere, insomma. No, anche perché il discorso si amplia ancora di più. Cioè, noi non abbiamo parlato di. Ci sono altri NFT in gaming, come le stazioni spaziali o la mining drill, o ci Esatto, sono infatti tante altre cose hai anticipato proprio la mia prossima domanda, perché che. io qua, al di là Ah, ok. delle ships, vedo appunto, vabbè, i consumabili che abbiamo capito servono per alimentare le Per ora navi e sono minare quelle. l'elisio. Sì. Poi Ok. Poi ci ce ne sono le saranno altre di strutture risorse, forse. che, se non ho capito male, ad esempio mining equipment, servono ad estrarre le risorse, giusto? Sì, serviranno per implementare e aggiornare la base, diciamo, del giocatore. Però, a parte il fatto che ora non credo, l'hanno bloccato il market, attualmente non sono Sì. acquistabili, Not esistono available to perché. trade, No, esatto. noi ce l'abbiamo Erano. dagli Sì. albori praticamente Esatto, questi qui. esistono per chi li ha ricevuti droppati all'inizio della genesi del metaverso, in una dei tanti primordiali rilasci. E sì, saranno diciamo dei claim stake, ovvero probabilmente dei diritti di sfruttamento di alcuni pianeti o alcune terre nei pianeti. Dinamica ancora bene da chiarire, però cioè, sicuramente si sa che. I possedimenti, diciamo, immobili nel metaverso Star Atlas dovranno essere mantenuti anche con il pagamento di tasse Ah, e difese, immobiliari presumo, e difese difesi. militarmente. Sì, ma il fatto che debbano essere mantenuti attraverso il pagamento di fee, comunque di tasse, al sistema di governance, al sistema che governa all'organizzazione che governa il sistema di appartenenza di quel pianeta è molto importante perché attiva altri livelli di gioco e in più costringe anche l'attività sul gioco stesso. Per cui ti puoi sognare di avere una terra e guadagnarci di rendita facendo proprio zero. Niente. Probabilmente la noleggerai, però anche lì dovendola noleggiare avrai bisogno di rivolgerti in qualche modo e relazionarti con altri giocatori. E questo rientra nelle corde di Star Atlas e continua a fare gameplay politico,
dell'impresa immobiliare in un metaverso, tanti livelli di gioco. Anche lì. Ragazzi, se state cercando un lavoro, in altre parole, potete provare a giocare a Star Atlas, perché di fatto è un qualcosa di questo tipo. E poi, vabbè, immagino che ci si può... Cioè, il senso della Gilda è arriviamo dove non arriva il singolo giocatore, presumo, perché uno da solo è impossibile che gestisca il costruire la stazione spaziale, costruire l'impianto, estrarre le risorse, pagare le tasse, costruire la flotta, attaccare, cioè da impazzire. Io diventerei malato, no? Ha veramente 10 ore al giorno a disposizione, oppure uno diventa totalmente pazzo. Immagino che il concetto di Gilda entri proprio in gioco in questo senso, no? Ma sì, però ecco... A me piace questo aspetto perché comunque ricade un po' anche in quello che potrebbe essere una definizione di metaverso che ancora non è, però è uno stato un po' embrionale, perché effettivamente è un lavoro, o forse anche un nuovo lavoro, o forse comunque un'occupazione per chi aveva alcune skill che attualmente magari si trova anche in difficoltà ad applicare in real life. Mi viene in mente la figura adesso di un social media manager, come poteva essere... strano pensare che ci sia una persona, figurati, una persona che gestisce la mia pagina Facebook, ah, che follia, una persona che gestisce il mio avatar su metaverso, pensa che follia, non mi sembra molto lontano dal punto di vista del sillogismo, no? In qualche modo c'è una sua logica e la possibilità di sviluppare, creare progetti, nuovi servizi, un'agenzia immobiliare per chi ha una terra nel metaverso e la deve affittare a chi invece deve piazzarci una base mineraria. Beh, sono tutte nicchie di mercato che potrebbero guarda, io credo tantissimo nel fatto, cioè sinceramente io vedo un futuro nel metaverso, ovviamente adesso siamo a un livello primordiale se non di più, ma io vedo veramente un futuro nel senso proprio di mercato real estate, di migrazione di tantissime attività da offline a online e da online statico, come magari anche la banale esperienza di shopping, arrivare al metaverso. Quindi non mi stupisce affatto un ragionamento come questo, cioè il fatto proprio di creare dei ruoli che di fatto abbiano cioè un'occupazione effettiva anche veramente a tempo pieno di gestione di asset, perché poi di questo stiamo parlando, sul Web3. Cioè di fatto l'unico salto quantico da fare è il passare, cioè riuscire a fare quello step di astrazione, no? Dal tangibile al non tangibile. Però una volta fatto quello, mi sembra evidente la transizione che c'è in atto. E c'era una domanda che mi piaceva, aspettate che la vado a recuperare, che qualcuno chiedeva se di fatto si può definire quindi un pay to win a tutti gli effetti. È un classico pay to win o è una banalizzazione? No, è un play to earn. Cioè, perché se uno, supponiamo che uno non voglia spendere nulla o quasi nulla, è possibile lo stesso giocare? Beh, quando parte la nostra piattaforma per aggregare le competenze, potrebbero trovare ad esempio l'incarico come pilota oppure come artigliere su una torretta di una capital ship, di una gilda che ha una nave con magari 19 persone di equipaggio e quindi ha bisogno di una mano, oppure un clan di giocatori potrebbero trovare lo stesso una missione da svolgere, come partecipare alla scorta di un carico, e sono tutte cose che trovano aggregate da quel punto di vista. Quindi in realtà se c'è tempo di gioco hai il tuo gain, e quindi è di fatto un play to earn, e non è detto che tu abbia dovuto per forza comprare la nave, potresti partecipare, immagino in un futuro un pochino più dove c'è Unreal Engine e quindi ci si muove in un ambiente come individuo, possibilissimo, cioè molto più verosimile. Forse la parte del browser game, dove ci si muove con le navi, sei più committato ad avere una nave, se no ti muovi poco.
però ecco, interessante, interessante questa cosa, perché poi è anche più inclusiva. Cioè io mi immagino che se un gioco è troppo complicato, ha comunque delle barriere d'ingresso, non riuscirà mai ad arrivare a tutti i giocatori, perché cioè, tanti non sono disposti, magari all'inizio vogliono provarlo gratuitamente, poi magari uno vede, si appassiona, sai, entra in contatto con le community, entra un po' nel gioco, ma lo vediamo anche nei classici... A me fa specie, ad esempio, chi paga tantissimo per le skin di un gioco, ma cioè sono io quello strano, perché i dati dicono che c'è un mercato enorme, quindi di fatto non c'è minimamente da stupirsi se l'acquisto di asset ti dà diritto poi a dei vantaggi competitivi in game e a una maggior possibile poi partecipazione allo stesso. Chiaro che poi no, ci deve essere l'esempio perfetto effettiva. Con le skin. Ah, sì. Hai fatto l'esempio perfetto con le skin, perché ci sono già anche in Star Atlas alcune skin, quindi sì, mi sa che rilasceranno a breve anche il kit per farsele ora. Qualcuno sì, dice bene, mi licenzio per fare il capitano interstellare, mia moglie sarà contentissima. Sì, c'è qualche marito capitano stellare già, eh? Sì. già c'è. Sai che bello, che... compagnia. Tesoro, mi sono licenziato, ma come? No, guarda, ho trovato un altro lavoro, sai, io sì. Sono capitano di una Pierce, devo andare in missione interstellare. Sono il nocchiere. Ha comprato il badge. Fantastico. Beh, sicuramente se entrano in gioco anche gli sponsor, non lo so, una guilda, lo sponsor della Coca-Cola, si potrà permettere certo. Anche di pagare degli stipendi, non lo so, per andare in giro personalizzando. L'F4, quello che è, quindi immagino, perché sì. Il mondo degli sports alla fine è gigante, esatto. Anche da un punto di vista proprio di volumi movimentati. Io mi ricordo, ero stato alla Games Week l'anno scorso, sono abbastanza nerd, quindi ci vado quasi tutti gli anni, e mi ricordo c'erano dei tornei anche internazionali dove lì giocavano delle gilde, per l'appunto, dei team italiani, e c'erano, a parte dei premi folli, poi chiaro sono i giochi mainstream come possono essere Apex, Fortnite e simili, però mi ricordo che c'erano, cioè, gli ingaggi del singolo giocatore per aderire alla gilda, per aderire al team, pagato ma come un calciatore praticamente, quindi è veramente guarda anche più dei calciatori. Immagino. Ora io non so come sarà, però guarda, ti racconto una piccola cosa che ruota intorno a Star Atlas, ma è assolutamente derivata da Star Atlas. Ma il fatto che, ad esempio, insieme ad altre gilde ci sono stati dei contatti e abbiamo creato una community di gilde, quindi fondamentalmente un'organizzazione tra le gilde di Star Atlas, appassionati di sport, che comunque non vedono l'ora che partano i moduli di Star Atlas dove si fanno le corse, perché una delle classi delle navi è anche il racer, quindi ci sono combattimenti ma anche corse. E quindi nella ricerca un po' anche di gamers, no? e di competenze, anche perché un domani queste navi le dovrà guidare qualcuno di esperto, e vorremmo riuscire a trovare anche un sistema di, come ti posso dire, di qualifica, no? di pilota, un sistema reputazionale che stiamo sperimentando nel nostro server Discord, e stiamo partecipando a dei tornei usando altri giochi, le macchinine sciocchissime, altri play to earn, oppure altre piattaforme che non ho niente a che vedere con Star Atlas, ma già attualmente si stanno cominciando a combattere delle gare tra gilde agguerritissime, proprio anche in questi giorni, in cui cominciano ad esserci anche qualche premio, e questo ti fa pensare effettivamente a quale modello di business sta probabilmente occhieggiando anche Star Atlas, ok? Quindi la creazione di eventi, anche sportivi, all'interno del suo metaverso, e l'organizzazione della community tra le community, l'attrazione magari sugli sponsor, la creazione di contenuti, quindi anche stream, ok? E tutto questo è un valore aggiunto all'economia di Star Atlas, che comunque è sopra il gioco. Ah sì, altro che. Sì, alla fine se diventa un gioco abbastanza mainstream da attrarre l'attenzione appunto anche di sponsor, alla fine, insomma... lì il passo è breve poi per far entrare anche grandi capitali. Ma di fatto... Tu in Star Atlas sei
un personaggio, quindi sei un, cioè ti muovi all'interno del mondo di gioco o lo vedi dall'alto come in un gestionale, per dire, cioè nel gameplay finale, immaginandolo? Perché parlavamo di sei il pilota della nave, sei quello che attacca, sei quello che fa questo, quello, quell'altro, ma quindi tu sei, cioè scegli una razza, scegli un avatar, un personaggio e sì, ti muovi all'interno del mondo di gioco. Sì, sì, io immagino questo, sicuramente magari Riccardo ci dà qualche dritta meglio. Sì, assolutamente, l'obiettivo è quello, cioè il prodotto finale è quello, anche se comunque Star Atlas è appunto è un insieme di prodotti che tra di loro vanno a comunicare, quindi magari ci sarà il prodotto dove tu sei la persona in terza persona o in prima persona che si muove, poi magari ce n'è un altro, l'esempio uscirà Scream, diciamo, a un certo punto dove tu non sarai proprio la persona, ma gestirai la flotta, quindi dipenderà poi dal prodotto. Punta e clic, strategico, esatto. Sì. Comunque considera questo, una volta che sei in 3D ci sono delle navi da 140 metri, se ti dimentichi il bocca-porto di coppa aperto... Cioè, se ci vado io, qualcuno deve guidare, capito? Quindi avrai bisogno di una mano per queste cose. Il parabordo fuori, qualcuno lo dovrà mettere. No, addirittura c'è a questo livello, quindi. Si spera. Impressionante, impressionante. Qui sono tutti curiosi, leggo in chat, sono tutti curiosi di sapere come sarà il gioco, quando uscirà. Dicono, vogliamo toccarlo con mano, vogliamo vederlo. C'è lo showroom. Ma qui vogliono tutti il gameplay finale, perché altrimenti qua, insomma, tante ci sono un sacco di idee fighe, ma le vogliamo vedere. Quindi, ma c'è il gameplay finale, c'è un tempo stimato quando... Sicuramente non bisognerà aspettare non so quanti anni, perché appunto, come diciamo prima, ci sarà modo di tastare... il gameplay con il rilascio dei prossimi moduli o comunque già a partire dai prossimi update. Mi sembrava di aver letto da qualche parte che già è stato addirittura annunciato la feature del multiplayer con la guida delle navicelle, quindi già questo rispetto a quello che già adesso è possibile provare con lo showroom è un altro step avanti verso l'obiettivo finale, diciamo la visione finale di Star Atlas. E sarà sempre così, chiaramente. Quindi... per chi non riesce ad attendere, penso che questa cosa possa dare un sollievo, che non dovranno aspettare chissà quanti anni per poter avere qualcosa di divertente da giocare insieme a qualcun altro, ecco. Leggo un commento critico, perché anche le critiche costruttive secondo me sono utili. Qualcuno dice, il rischio per questo progetto, a parte tempi troppo lunghi e quindi cadere nel dimenticatoio, è che l'aspetto NFT venga implementato su giochi già pronti. A quel punto non ha senso. La vedete come un rischio questo per Star Atlas, che un gioco di quelli già noti e già esistenti implementi una logica simile? Poi potete dire, vabbè, una logica così complessa non è proprio che la implementi dall'oggi al domani, non vuol dire sa, facciamo gli NFT e basta. Però al di là di questo, c'è un tema un po' più ampio, competitor. Come vedete lo spazio del gaming web 3, sia dal punto di vista degli altri game nativi web 3 che stanno nascendo? Mi viene da pensare Illuvium, è il classico esempio che in tanti fanno e che forse è uno dei più conosciuti, e anche che i game classici vogliano sbarcare al web 3, cioè c'è rischio competizione, c'è rischio, cioè è un rischio di fatto o diciamo ci sarà spazio per tutti? Io posso dire la mia su questo, è una cosa che probabilmente mi auguro che succederà, ovvero che grosse aziende integreranno gli NFT, ma non lo vedo come un problema, perché comunque il giocatore che vuole giocare non guarda solamente questo gioco agli NFT, ma si appassiona alla storia che c'è dietro, ad alcune meccaniche che magari sono implementate in modo diverso, quindi comunque non lo vedo come un qualcosa che se succede... possa portare ad eventi catastrofici. Anche perché poi il panorama dei gamer è abbastanza ampio. Sì, insomma. Ma dico, tuttora ci sono diversi giochi della stessa tipologia, con lo stesso stile, nessuno è mai fallito per questo motivo, ognuno poi sceglie quello che più rispecchia le proprie esigenze da giocatore. Alla fine, adesso che siamo in bear market, bisogna sviluppare, perché effettivamente
rischio fino a un certo punto. Poi ovvio che all'inizio si era creata un sacco di hype quando c'era stato il lancio dei token, e mi ricordo molti che non, come si dice, non sapevano neanche le tempistiche, no? Poi spesso questo purtroppo accade nel mondo delle cripto, uno si butta pesce prima anche di approfondire, quindi uno magari si aspettava che dal giorno alla notte si sviluppa tutto e era poi anche un momento così, dici, eh? Come mai non c'è ancora niente, insomma, cioè però nel senso sviluppare una cosa del genere, immagino... Era anche un momento in cui spuntava un fungo praticamente ogni settimana, quando comunque hanno fatto... Quindi ci si era abituati veramente a delle fiammate improvvise. Penso che Stratas proprio già dall'inizio, ma si vedeva proprio anche da come aveva impostato la vendita dei poster iniziali, aveva in mente comunque una tempistica bella ampia, perché comunque sviluppare un gioco tipo ha bisogno dei suoi tempi, c'è poco da fare. Certo, io dico certo. Sempre è tipo Sandbox nel 2017-2018, sì. O Decentraland. Anche lì c'è stato un hype assurdo, sappiamo che Sandbox è uscito qualche mese fa. Il e soprattutto anche tuttora, cioè The Sandbox è uno dei miei progetti preferiti nel settore metaverse, però tuttora è molto acerbo, cioè non si può dire che sia una cosa con effetto wow, effetto wow per tutto il contorno che c'è, tutta la struttura di land, di chi ne fa parte, di quello che ci si è creato intorno, però mi sembra ancora una realtà molto acerba, infatti vedo che i moduli un po' alla volta anche lì vengono portati avanti, alla fine quello del Web3 Gaming è un settore che si sta scrivendo un po' la storia da sé in questi anni, immagino, e la maturità la vedremo probabilmente tra... Io avevo in mente 2024, non so perché, forse perché era scritto su qualche, forse su qualche white paper che c'era il lancio 2024 o qualcosa del genere, dei principali game, insomma, che implementano queste tipologie di logiche. E in sostanza cosa servono i poster? Qualcuno chiede, che effettivamente io i poster non ho neanche seguito. No, storia dei poster. Erano, diciamo, la pre-sale iniziale, l'offerta, la GAO offer, diciamo, iniziale della genesi del metaverso. Loro vendevano questi poster che cominciavano a raccontare la storia di questo cataclisma e tutta la narrativa che c'è dietro Staratas. Ricordiamo anche che hanno fatto un fumetto, ora hanno sviluppato, quindi anche quello è un altro prodotto che stanno costruendo e diciamo, spingendo. E attraverso questi poster poi loro avevano fatto la prima raccolta, diciamo, di fondi e poi lasciavano in drop alcune cose, tipo appunto delle skin, delle navi, questi claim stake, le strutture minerarie, ed era, diciamo, la genesi di Star Atlas. Attualmente non c'è più, dicono loro, un'utilità proprio esplicita di questi poster, però potrebbero, diciamo, permettere qualche drop in futuro, sì, come è già successo, quindi per il momento però in game non c'è un'applicazione, ecco, attuale. C'erano 15 poster, ognuno costava il doppio rispetto a quello prima, quello precedente, e partivano da $64, quindi facendo un calcolo, 128, 256, arrivare 15 volte non è poco. Gli ultimi costavano più di $100,000, se non sbaglio. Certo. Hai capito. Vabbè, però chi ha fatto il believer fin dal principio, vabbè, ma guarda, c'è da dire che sono fatti benissimo, e tra l'altro hanno anche un'interfaccia in realtà aumentata che si può vedere, mi sembra, con Instagram. Sì. Quindi c'è tipo un effetto delle storie di Instagram che ti permette di vedere e ti dà una realtà quasi gaming, no? Quindi vedi il poster che si trasforma con della musica in sottofondo, è molto ben fatto. Prende profondità, cioè, francamente fin dall'inizio Stratas si è distinta per la qualità, cioè anche delle opere stesse in NFT, perché se abbiamo indagato anche, poi è normale che comunque vai a cercare anche gli artisti, chi ha disegnato questa e quella nave, cioè scopri che alla fine sono anche persone, comunque dei designer, gente che disegna anche, cioè, barche vere, cioè, vabbè, ovvio, alla fine sono fatte con concetto, insieme. Eh?
Sì, no, ma nel senso hanno anche una ragione, anche l'arredo interno, se vai a vedere ci sono anche dei dettagli, insomma, anche funzionali, oggettivi, per cui queste navi non è che sono proprio dei JPEG, fondamentalmente sono proprio delle bozze, cioè c'è tipo alcune navi veramente immaginarie, come la Chi, che è quella nave che sembra una sorta di cuneo o formaggino, la chiamiamo un po' in mille modi, però francamente è una bella tesi, cioè insomma di ingegneria aerospaziale, perché è una nave che è mimetica e per avere un mimetismo nel cosmo è a specchio, così da riflettere, capito, il buio e le luci e le stelle intorno, cioè sono pensate bene, capito, sono interessanti, c'è del pensiero dietro, non sono dei JPEG prese e buttate lì, capito, generate da una AI, ciao, dammi 100.000 dollari e ciao. Sì, sono certo, una cosa non low effort. Domanda invece per Riccardo, quanto è grande il team di sviluppo di Star Atlas al momento, più o meno? Allora, il numero esatto non ve lo saprei dire, però stiamo parlando di sicuramente di centinaia di persone, perché il team non è composto solamente da, diciamo, gli interni di Star Atlas stesso, ma diciamo, ci si appoggia anche a degli studi esterni per determinate parti che sono completamente dedicate allo sviluppo di Star Atlas. Quindi bisognerebbe fare un po' la conta anche di chi non è proprio dentro il team. Diventa un po' complicato, almeno per me. Beh, però è una macchina bella grande, però, insomma. Però sicuramente è bella grande, sì. Diciamo, solo di quelli che conosco io ce n'è un bel po'. immagino. Ma state cercando personale anche? Perché immagino che qualcuno se lo starà chiedendo. Ma sì, sicuramente se si va sul sito si trovano le posizioni aperte al momento. Ma tra l'altro, vale la pena provare. Ti faccio una domanda guidata puramente dalla curiosità. Tu come sei finito a lavorare in Star Atlas, se posso chiedertelo? Allora, non perché sono qui. È iniziato tutto perché seguivo il tuo canale. Quindi, diciamo, mi sono appassionato al settore grazie a te. Poi seguivo alcuni progetti nell'ambito gaming, ho visto che c'era la posizione aperta proprio dal sito, sono andato nella sezione fai richiesta per entrare nel team, mi hanno fatto il colloquio e sono qui. Bah, la fai proprio facile, insomma, ho fatto richiesta, colloquio, tac, ci siamo. Bello, bello. E com'è, adesso, visto che siamo in coda, ti chiedo tutte le mie curiosità, com'è lavorare a una cosa del genere? Cioè, che tempi avete? Avete, non lo so, come vi coordinate tra le varie time zone? Fai notti insonni? Lavori 12 ore al giorno? Cioè, com'è la tua giornata tipo? Sicuramente è diverso rispetto a lavorare, diciamo, in un settore dove... Ho lavorato in passato con aziende che lavoravano, diciamo, in loco, quindi tutti insieme. Sicuramente l'esperienza è diversa, perché non hai il contatto diretto con i colleghi. Mm. Però sì, diciamo, la cosa più complicata è quella di organizzare le riunioni, perché ognuno si trova veramente in una parte diversa del mondo. Però sì, alla fine si riesce, magari qualcuno arriva un po' con gli occhi, con il cuscino in faccia, diciamo, però... Con gli occhi laser. Sì, ci si organizza. Però è bello perché comunque si uniscono molte culture diverse, quindi non è solamente condivisione della passione dello sviluppo, ma anche condivisione proprio di culture diverse. Immagino, un'esperienza non da poco. Poi, beh, lavorare in una realtà così, che è tra le principali del settore, deve essere molto formativo anche poi come curriculum, tra virgolette, anche per il futuro. E bene, ragazzi, io giuro, vi terrei qui altre 3 ore, ma vedo che siamo a 1:10. Quindi fioccano anche le domande, sono tutti curiosi, ma quanto guadagni, ma quanto prendi? Ne parleremo magari in una, insomma, se ci rivedremo, se rifaremo un secondo appuntamento. Ragazzi che ci state seguendo, anche voi, poi se avete domande, chi ci vedrà in differita, lasciatele nei commenti, così eventualmente riorganizziamo un'altra chiacchierata con...
con i ragazzi di Star Atlas Italia. E per salutarci, direi, i vostri, se qualcuno volesse far parte della vostra gilda, fare due chiacchiere con voi, non lo so, entrare in contatto con voi per qualsiasi ragione, come può fare, insomma, quali sono i vostri contatti? Allora, ci può trovare su tutti i social, Telegram, mi pare che lascerai tipo il link, se non sbaglio. Comunque ci potete trovare su Telegram, su Twitter, e da lì poi potrete anche accedere a Discord, dove diciamo è il nostro metaverso per adesso. È la nostra piattaforma principale per ora. Esattamente. Poi abbiamo sito web. Se vi serve un salumiere per fare i panini sulle navicelle, qualcuno si sta candidando nel frattempo. No. Sì, magari se volete linkare abbiamo anche il sito di Star Atlas. Sì, io in realtà avevo già messo in descrizione il vostro sito, sì. Il vostro canale Telegram per... Sì, lì trovano anche esatto, magari tutte le traduzioni in italiano per chi magari è meno esperto in inglese anche. Esatto, anche per insomma per avere un primo approccio, avere una community con cui parlare se una delle domande come giusto quelle che ci sono venute in mente oggi, ecco. Ma sì, noi preferiamo Discord come piattaforma, comunque come diceva Martin, per il nostro metaverso, perché comunque è talmente complesso Star Atlas, per cui lì riusciamo anche a raccogliere per canali tematici vari argomenti. In questo momento stiamo cercando di sviluppare molto, perché comunque ci sono parecchie idee e parecchie necessità che poi scaturiranno insomma dal dover organizzare la gilda, le gilde e i giocatori, e quindi anzi rinnovo un po' l'appello a tutti quelli che vogliono un po' mettersi in gioco e imparare un po' meglio come poter sviluppare in questo metaverso insieme a noi, Emberis. Sì, siamo sempre alla ricerca di nuovi sviluppatori, al momento siamo in tre. E lo sviluppatore è merce preziosa, effettivamente. In questo, insomma, sì. Vedo che più andiamo verso l'online, più si va verso anche nel settore web 3, cioè lo sviluppatore è la merce più rara che esista. Questa è la cosa che ho notato. Sì. Comunque, bene, ragazzi, che dire. Dimmi. Luca, mi sa che ti sei perso una piccola chicca. Cioè, veramente? Che poi deciderai tu se far vedere o meno. Però mi sa che te la sei persa. E dov'è? Dove la trovo? È sul tuo... su quel Telegram che avevamo aperto. Cioè, è bellissima sta cosa che gli hai fatto. No, la voglio vedere. Sono sicuro che te la sei persa. Sì. Cioè, l'ho visto io ed era spalordito. Dov'è questa cosa? Sul canale è nello showroom. No, è che questa, non riesco questa, a farla questa vedere. Luke, questa Luke andrà nel crypto gateway. Questa è secondo me sì. Bellissima. Ma che figata! Peccato, adesso la vedrete anche voi, la condividerò su Twitter probabilmente, così via, cinema anche oggi. È fantastico Riccardo, ma guarda che figata, è bellissimo ragazzi, scusate l'hype. Così posso vedere finalmente geniale. Il gameplay. Sì, esatto. Ecco, questo è il gameplay. Chissà, magari in futuro ci si potrà riunire nello showroom per guardare le live. Lo facciamo. Seduti comodamente sulle nostre navicelle. Esatto. Sulla navicella da $100,000, altro che venirli con la Lambo. Io vengo sulla Pierce, no? Com'è che si chiama? Quella da 100K, tac. Il nuovo flex è quello. No, ma guarda, sei anche ospite della nostra casa, non ti preoccupare. Che bello. Senti, ma la posso girare, Riccardo, questa qui? Ma sì, mi hanno detto che si poteva condividere, ho ricevuto conferma, quindi sì. Ok, allora la giro un attimo tanto nei nostri canali, perché magari... Che cos'è? È quella JPEG che ti ha mandato sul nostro Telegram. Ah, sì. Cioè, ma guarda che... Bellissimo. Fantastico. Epico. Bene ragazzi, andatela subito a vedere quindi sul loro canale Star Atlas Italia, così filmate come se non ci fosse un domani.
Ragazzi, che dire? Direi che ci vediamo, dai, ci vediamo presto in qualche metaverso, in qualche altra live, dai, troviamo il modo di, qua magari quando ci saranno nuovi sviluppi, nuove cose, ci faremo un'altra chiacchierata come È un questa e piacere, faremo un Luca. po' il punto. Se magari saremo anche in bull market, saremo pure più contenti, ma diamo Magari. Se tempo, venite al ecco, dai. breakpoint, venite a trovarci, saremo lì noi di Sai. Quand'è che è? All'inizio, inizio Dal novembre? 3, dal 3 all'8 e Primo weekend il a 7, se Lisbona. non sbaglio, c'è anche il Game Day, quindi ci saranno diverse gilde di Star Atlas e sarà un modo anche Magari per... sganciano qualche chicca, qualche novità per Esatto. l'occasione. Io Figo, cercherò di figo. arraffare il merchandising Mi perché è veramente portate una bello. maglietta di Star Atlas o una di Solana, vi prego. No, cos'è che era? Che erano fighissimi, gli occhiali da Gli sole di occhiali. Solana. C'ha un merchandising Quelli. tamarrissimo, stupendo, Solana. Sì, è vero. L'ho usato anch'io. Quelli Quello tipo M.S. bisogna averlo. Brown, l'hai visti? Tipo Sì, quelli. no, sono pazzeschi, sono pazzeschi. Cioè, per la prossima estate sono un must assoluto. Massimo, E, sì, no, per chi non l'avesse proprio. capito, per chi non lo sapesse, Breakpoint è l'evento di Solana che ci sarà dal 4 al 7 novembre a Lisbona, al quale io purtroppo non ci sarò. Me lo racconterete, dai, me lo racconterete. Io lo seguirò di sicuro online perché appunto ci sono sempre delle chicche interessanti. E poi mi Assolutamente. racconterete l'esperienza, ecco. Ragazzi, di nuovo, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti Grazie voi, Feli. grazie agli Grazie amici di Star Luca. Atlas Italia, grazie Riccardo, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Non ho mai fatto una live con così tante persone contemporaneamente, in sei, non è mai successo. Solo quando la facciamo con gli altri ragazzi, insomma, gli altri colleghi, siamo in metà di mille. Mamma mia, ce la siamo cavata bene, dai. Buona serata, buon lavoro a tutti e a prestissimo. Ciao ragazzi. Grazie mille, Ciao buona ciao serata a tutti. ragazzi. Ciao, Ciao grazie. ciao.